volta nella storia del Festival di Sanremo si è parlato di musicoterapia, questo grazie all'interessante progetto portato da due esperti teramani, Nancy Fazzini e Luciano Di Gennaro, un'iniziativa che durante la kermesse canora ha suscitato grande interesse tra le persone e gli artisti che hanno fatto tappa a Casa Sanremo. Casa Sanremo quest'anno ha festeggiato un compleanno importante, 15 anni di illustri ospiti, grandi progetti e nuovi format, e al suo interno si sono inseriti due giovani esperti teramani, nonché noti musicisti che in questo contesto come partner tecnici sanitari hanno fatto provare i benefici della musicoterapia. Abbiamo portato la musicoterapia, cioè un nuovo modo di interpretare la musica, che è quello terapico, non è più soltanto ludica, ma arriva da un'altra parte, cioè si apre un po' a quelle che sono tutte le sfaccettature e tutte le possibilità che in realtà la musica ha in sé e che noi in Italia in realtà, perché poi nel mondo la situazione è diversa, non sfruttiamo abbastanza a nostro avviso. È venuta Maria Teresa Ruta che è stata veramente, le è piaciuto molto, perché ovviamente non facciamo solo clinica, quindi soltanto il paziente clinico, ma anche ovviamente chi si vuole rilassare può utilizzare il potere della musica. Poi è venuta Gwenda, grande fratello prossimo e passato, il maestro Vince Tempera che è stato con noi ad accordare il letto armonico, che è il letto che abbiamo portato qui, che ha 112 corde dell'arpa praticamente, quindi è una sorta di cassa di risonanza su cui una persona si sdraia e l'arpa suona sotto di lui, quindi queste vibrazioni invadono tutto il corpo. Abbiamo uno spazio qui a Casa Sanremo dove cerchiamo di illustrare ciò che è il mondo musicoterapia, quindi chiunque può arrivare da noi e praticamente può conoscere quello che poi in realtà è il mondo della musicoterapia e come noi interveniamo sui pazienti che comunque abbiamo in studio, e quindi abbiamo diciamo nel nostro piccolo spazio tutto lo strumentario che poi noi adoperiamo nel nostro studio, quindi possiamo anche offrire quello che è proprio una visione diciamo illustrativa del mondo musicoterapia.